Dopo la bagarre elettorale, mentre si giocano le mosse per disegnare i futuri schieramenti e impazza il toto assessori nella nuova giunta di Roberto Formigoni in Regione Lombardia, al mercato settimanale di Albino i consiglieri regionali del Carroccio hanno incontrato gli elettori nella prima uscita ufficiale. Dobbiamo ricordare il numero di elettori che ha votato Lega Nord in provincia di Bergamo e per quanto allora ci dà ancora di più la forza e la voglia di andare in Regione Lombardia cercando di portare a casa nei prossimi 5 anni quello che è il federalismo fiscale. Ci stiamo muovendo, ma soprattutto si stanno muovendo i vertici per delineare poi gli assessorati. Noi auspichiamo che la Lega Nord a Bergamo abbia un assessorato perché dopo tutta questa marea di consensi possiamo anche risponderne direttamente agli elettori. Oltre a ringraziare i cittadini albinesi per l'ottimo risultato ottenuto, 37,58%, che ha confermato la Lega Nord, primo partito della città, i consiglieri regionali hanno ascoltato le istanze dei cittadini per poter fare un più forte e concreto gioco di squadra per Albino in Valle Seriana e nell'intera Bergamasca. La Lega farà pesare questo che è un ottimo risultato elettorale, direi storico. Non è proprio in questi termini, però è chiaro che l'atteggiamento che avremo sarà sicuramente di far pesare ancora di più quelle idee e quei programmi che abbiamo sottoscritto e che abbiamo oramai da qualche tempo. Presenti al gazebo allestito presso l'area mercato in piazzale Pio La Torre, anche i neoeletti sindaco Paolo Olini a Clusone e Guido Valotti a Gazzaniga. Il primo passo è stata la formazione della giunta e il consiglio comunale dovuto per legge, dopodiché andremo ad approvare il consuntivo che è da fare in tempo improrogabile entro il 30 di aprile.